Buongiorno. Stamattina parleremo di sorgenti e dato che pure stamattina mi ha chiamato, mi ha inviato un messaggio un amico di Catania, mi ha detto, dice, mi posso immaginare come sono l'impianto, ma se ti posso dare un consiglio per la sorgente. Grazie, ti ringrazio, ma non è che sono pazzo schizofrenico che mi metto a fare una cosa del genere e poi cado sulla sorgente. Cioè, voi fate le prove, guardatevi i video vecchi, vi dovete guardare i video vecchi, no? Se uno si guarda l'ultimo, non è che... Guardate i video vecchi che parlo di sorgenti, di varie tipologie di sorgenti. Così si fanno le prove. Se avete il lettore a casa, prendete un CD, aprite YouTube, prendete la stessa copertina, ce ne stanno diversi, provate e vedete la qualità audio. Lì, sul posto, non vi dovete fare abbindolare da questi personaggi che vendono fumo, che continuano ad insultarmi, ma io quest'estate vado a trovare alla mostra audio show, perché vi farò dei volantini, invito a casa quegli appassionati che stanno in fine, e ce ne stanno tanti, noi cazzoni, quelli che io conosco, sono tanti, e poi vediamo. Certo, quando voi entrate vi fanno vedere in diffusore alto così, con wooferino così, col Twitter al berillio. Ma che cazzo state a dire? Ma che state dicendo? Svegliatevi. Vedete, finali grandi così, sorgenti 15-20 mila euro, tutti i brani scelti ad hoc, tutti i brani scelti ad hoc. Prendete quel diffusore. Quel diffusore, attaccateci quello che ci avete voi a casa, quello che voi avete a casa, dall'integratino da 100 euro all'integrato da 5.000 o da un prefinale di 2.000 euro, vedete quello che esce fuori. Non si ascolta la musica così, questo è fumo, è fumo. È come quando noi andiamo in questi centri commerciali che ci dobbiamo comprare la televisione, no? Vediamo questi monitor tutti accesi, tutti perfetti. Ma li mandano con video ad altissima definizione, no? Continuamente tutto, avvicini, mamma mia, 500 euro questo televisore, mamma mia, me lo prendo subito. Poi vai a casa, ci attacchi al cavo dell'antenna e ci stanno i visi che hanno gli arcobaleni. Cioè, abbiamo un'infinità di colori che ne esistono, impastamenti. Poi dice, ma come, lì ho visto bene? Sì, è come quella stessa cosa. Qua la cassa l'ho sentita strepitosa. Sì, c'aveva 50, 60, 70 mila euro di elettroniche dietro. Ma che discorsi sono questi? Ma siamo fuori dal mondo, stanno fuori dal mondo, sono invidiosi. E quello è il problema. State attenti, io se state vengo lì e vengo a trovare, faccio un casino, ma un casino di quelli belli, eh! Un casino di quelli belli. Devo far conoscere questa cosa. Ho letto qualche mese fa, c'era un articolo che parlava che in queste piattaforme adesso, con Buzz e altre cose, si devono inventare un formato, perché se ne sono accorti pure loro, quale AIRS se ci metti 15-20 mila euro di sorgente, ma che sei un pazzo per metterci 15. Comprati diffusori seri, comprate le cose serie che suonano, indipendentemente dal costo. Questi diffusori qui, io... Difficile farli suonare, non li consiglio a nessuno, ci dovete avere Marcello Croce o uno come lui che vi aiuta, un fonico con due palle così, se no lasciate perdere. Questi diffusori oggi li ho visti 1.000 euro, 7, io l'ho pagati 750, 750 euro, ma voi non sapete nemmeno, cioè quelli non sanno nemmeno di che cosa sto parlando? Sono cose per loro, sto parlando di Marte. L'alta fedeltà è una cosa molto semplice, una cosa molto semplice. E è facile, no, abbindolare le persone perché
perché mostriamo l'estetica e poi i costi, no? Quanto viene questo pre finale? Beh, qui parliamo intorno ai 30-35 mila euro. Ma lasciate perdere, dovete farla finita, dovete farla finita. Ieri è venuto un mio amico Carlo, era praticamente il socio del Centro Alta Fedeltà di Roma, un negozio dei più importanti a Roma dall'anni 70 in poi, adesso è chiuso. L'ho visto dopo tanti anni. Ma l'ha visto nei video, ma ha subito chiamato. Ieri è venuto, dopo mesi è venuto. Io vorrei far parlare con lui, ma dobbiamo voltare pagina, dovete essere intelligenti, dovete essere intelligenti. Quando dite no, io ho sentito quel diffusore che faceva schifo, ma no, elettrosi, tanti mi hanno detto ho sentito quel GBL lì, ho sentito. Come l'hai sentito? Come? In che contesto? Che elettroniche c'aveva, che sorgente c'aveva, che ambiente c'aveva. Un diffusore, c'è sta gente che continua a sentire i diffusori male, chiaramente uno di 7-7 tipo Eclipse, no? Gente che io per anni sono andato avanti a combattere con questi, ancora senti Eclipse e bucano orecchie, certo, ci metti quelli con gli occhi blu, ci metti quelli con gli occhi blu, tutti laccati di nero, arsi lì, sai che casini, bassi da tutte le parti. Ma non so i diffusori. Andate a sentire Eclipse con Triodo. Andate a sentire Eclipse con. Parlo sempre ai Fire End, io non ci sto più in quel settore, ma con roba che suona, tipo con qualche pre-finale, 100 watt per canale con bella corrente. A sentire Eclipse, se sentite quei seghe circolari, poi prendete i diffusori, dovete fare esperienza. Le cose non si provano così. Uno si compra un amplificatore, cioè, prende due diffusori, poi stabilisce che quel diffusore o quell'integrato suona male e fa schifo e lo cancella. Non si fanno così le prove. Poi state lontani da questi qui che vendono fumo. Questi vendono fumo. Siccome mi attaccano, io dico, voi vendete fumo. Magari mi denuncia qualcuno, magari mi denuncia qualcuno, così poi vediamo. Quando io dico che vendono fumo, è perché è vero, è vero. Comunque vi verrò a trovare quest'estate, mi farò due risate. Andatevi a vedere i video vecchi. Non fate queste domande, ma te posso dare un consiglio da sorgente. Io devo scegliere una sorgente che costa 15, 20, 30 mila euro, sicuramente sentivo meglio, ma voi non potete capire, non mi serve a me quella cosa lì, fare una spesa folle del genere non mi serve, assolutamente, non ci serve, bisogna andare a Dama, lasciate perdere queste persone perché fanno parte di un altro mondo. Loro stanno in un altro mondo. Non sono prima di tutto appassionati. Quella è la loro cricca. È la loro cricca, lì non ci può entrare nessuno. Se entri lì, devi pensare come loro. Non fanno le prove. Quelli seri, gli appassionati seri, non è che si mettono a disquisire sul diffusore del marchio, quello prestigioso perché costa tanto, quello dice, guarda, come se a me mi parlate di, che ne so, di una Snella Terza I, diffusore eccezionale, un diffusore eccezionale, ma chi ha sentito bene? Pochi, pochi lo conoscono di questi qui, questi ancora stanno con. Quelle costavano 25 milioni, 22 milioni negli anni, metà anni 80. 25 milioni sto parlando io. Oggi con 25 milioni, cioè, ci prendiamo le cassette piccole così, quei finali così, la sorgente alta così, quell'altro che sta all'angolo che fa da dupe traps, perché c'è una leggera risonanza con questi brani che loro ti mettono. Che sono tutti scelti ad hoc,
tutti scelti ad hoc. Se tu vai lì e dici, senti, mi metti questo qua, capirai, dici, ma che sei rotto? Sei rotto in pianto, sei staccato qualcosa, guarda un po'. Signori, guardatevi i video vecchi, lì vi posso aiutare, e fate voi le prove, non sentite le persone, fate le prove voi, meglio di voi non ci sta nessuno. Staccate, attaccate un HDMI su un monitor e sentitevi qualsiasi cosa su YouTube e fate le comparazioni con i vostri CD e poi mi dite se c'è qualcosa di così clamoroso. Niente, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Buona domenica a tutti.